Siamo lodati Gesù e Maria. Il tema di questo primo, di questo lunedì, scusate, della prima settimana di Quaresima è evidentemente quello dell'amore del prossimo, su cui la liturgia della Chiesa vuole farci volgere l'attenzione sia con la cosiddetta legge di santità che abbiamo ascoltato nella prima lettura del Levitico, che eccettuata, ecco, l'indicazione sul falso giuramento riguarda tutti i precetti riguardanti l'amore del prossimo e culmina il famoso secondo grande precetto, la verità che Gesù esplicitamente ha insegnato: amerai il tuo prossimo come te stesso, l'abbiamo proprio sentito citare. E poi nel passo del Vangelo, dove attraverso la scena del giudizio universale vengono presentate sei delle sette opere di misericordia corporale, sulla base delle quali vengono giudicate tutte quante le nazioni e separate i buoni dai cattivi, le pecore dai cani. Qualche piccola considerazione particolare. Numero uno, siate santi, perché io, il Signore Dio vostro, sono santo. L'invito, o meglio l'esortazione alla santità, è rivolta da Dio a tutti. Quindi la santità non è un percorso riservato a pochi, ma è una via che tutti possono e, se vogliono, devono percorrere. Perché il Signore, questa è la volontà di Dio per tutti. Nuovo Testamento si legge proprio esplicitamente: questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Qual è la prima cosa che noi chiediamo al Signore nel Padre nostro? Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Non è che il nome di Dio deve diventare santo, perché tra poco, prima della consacrazione, cosa diremo tutti insieme? Santo, santo, santo è giusto il Signore Dio dell'universo. Non è che lo facciamo diventare santo noi, lui c'è già santo, noi lo riconosciamo, anzi tre volte santo, no? Cioè, siate santi perché io sono santo. Quindi sia santificato il tuo nome non vuol dire che noi facciamo diventare santi Dio, ma noi chiediamo a Dio che faccia diventare santi noi, quindi che ci aiuti. Questa è la prima cosa che dobbiamo chiedere, perché voi capite anche quanto è stato grande Gesù, no? Nell'insegnarci il Padre nostro. Qual è la cosa più importante? Solo chiedere se. Ma quando preghi, qual è la prima cosa che chiede al nostro Signore? Quando preghi a parole tue, dici il Padre nostro, sia che te vai, capite anche perché il nostro Signore ci ha educato, no? Ecco, col Padre nostro, perché dice, sta attento, ogni tanto pensa a quello che dici, perché il Padre nostro è anche un'educazione alla preghiera, perché Sant'Agostino diceva, guarda figlio mio, che tu puoi anche usare altre parole, ti metti davanti a Gesù Eucaristia e lo preghi a parole tue. Ma attenzione, devono essere tutte quante parole compatibili. Avete visto oggi, no? Ci stanno gli originali e i compatibili dei pezzi di ricambio, no? Dice, sono le cartucce per la fotocopiatrice, sono HP, ma ci stanno quelle compatibili, ah? Ma devono essere sempre buone per HP, d'accordo? Quindi puoi usare altre parole, ma devono essere parole, quindi tu non vuoi dire, fammi diventare più buono, fammi ti amare di più, fammi amare anche il prossimo, quindi va bene, ma l'importante è che ti diventa santo, non ti venisse in mente di dirgli che possa via un accidente a chi mi ha fatto qualcosa che non va, perché qui ha detto non serverai odio né porterai rancore a nessuno dei figli del tuo popolo. Quindi la santità è una cosa bella ed è una cosa da perseguire, cioè anche, come dire, l'autenticità della nostra vita cristiana. Non dobbiamo pensare questa, San Giovanni Paolo II per tanti anni, quando è stato papa, io ricordo, ero piccolino, stava sempre a dire anche ai giovani, dovete essere santi, siate santi, siate santi, siate santi. E questo grandissimo invito, insomma, alla santità, che non dobbiamo considerare come una cosa, capito? È certamente l'esercizio della vita cristiana ad un livello alto, ecco, ma se uno non pensa che sia possibile e non si mette in cammino, certamente non ci arriverà mai, no? Ecco, attenzione all'amore del prossimo, perché ci fermiamo su quest'altra considerazione. Oggi, guardate che oggi noi pensiamo, perché se noi andiamo in giro, se diciamo dobbiamo fare del bene al prossimo, certo, dobbiamo fare la carità, sì, dobbiamo accogliere gli immigrati, anche, cioè sono tutti d'accordo in teoria su queste cose. Poi però in pratica, tanto amore del prossimo in giro, anche nel piccolo giro. Cioè, oggi sia tra noi, per esempio, sia con questi, per certi aspetti benedetti, per altri aspetti meno benedetti, mezzi di comunicazione, se fa tanto bene, se fa anche tanto male. Cioè oggi, per esempio, ci si mette sotto i piedi il prossimo,
il buon nome del prossimo, così come se niente fosse, anche quando questo fosse un prossimo di un certo livello, capite? Dove sta l'amore del prossimo? Voi sapete che davanti a Dio, se tu anche sapessi che una persona è veramente cattiva, che cosa devi fare se vuoi fare la volontà di Dio? Prega per lui, se è possibile, lo conosci, c'è la possibilità, lo riproveri in segreto, d'accordo? Quindi da te lui, cerchi di farlo riflettere e basta. Ma neanche il fatto che sia cattivo ti autorizza a metterlo al pubblico ludibrio, capite? Perché tu saresti contento se avessi fatto una marachella e qualcuno lo sa, che lo va a dire a tutto il paese, saremmo contenti. Allora, capite, quando Gesù ha parlato dell'amore del prossimo, non ha detto non fare agli altri quello che non vorresti fare a te soltanto, ma ha detto anche tutto quello che voleste, che volete che gli uomini facciano voi, fatelo a voi, no? Il precetto di amare il prossimo. Che significa amare il prossimo? Amare il prossimo significa volere il bene del prossimo, desiderare il bene, fare il bene, chiedere al Signore il bene del prossimo, sempre, anche per chi ha fatto del male. Gesù ha detto, Gesù nel Vangelo, soprattutto per chi ti ha fatto del male, in primis, perché chi ti ha fatto del male tu non devi vedere una persona di cui vendicarti, ma devi vedere una povera anima peccatrice che ha bisogno di essere salvata, e se salverà se qualcuno prega per lei. E noi siamo i primi che dobbiamo, allora, capite, questo è tutto quanto un mondo meraviglioso. Guardate che essere santi non è una cosa facile, però è una cosa bella. Pensate come campano le persone che hanno odi, rancori, risentimenti, che stanno sempre a parlare male di tutto. A quanto sono antipatico, mi sta simpatico una persona che sta sempre a vomitare veleno dovunque uno si gira, sta sempre a parlare male di tutti, ce ne sta uno che ne fa una dritta, non è simpatica, no? E non campa neanche bene, avvelena la vita al prossimo e se la avvelena da solo. Quindi la vita santa, la vita vissuta nel divino volere, nella divina volontà, è una vita bella. Certo, richiede un discreto sforzo e impegno, imparare a dominare noi stessi, a indirizzare verso il bene, attraverso l'aiuto della grazia, della preghiera, l'energia che il Signore ci ha dato. È una cosa bella. Ecco, sia questo tempo di Quaresima, un tempo di impegno anche nell'amore del prossimo, concreto, fattivo, con gesti di riconciliazione, se abbiamo qualcuno con cui non parliamo, che abbiamo lezioni, facciamo opera di riconciliazione. Il Papa ce l'ha raccomandato, le opere penitenziali si devono fare in Quaresima, ma attenzione soprattutto a ritessere e a riuscire i rapporti sfaldati, difficili, perché l'amore del prossimo è fondamentale. Ricordiamo sempre che il Signore della Pace, che precede la Santa Comunione, che è un gesto simbolico, ci ricorda, attento, prima di fare la comunione, chiediti se stai in cuore in pace con tutti, perché se non siamo in pace con tutti, come facciamo ad affrontare comunione con Cristo crocifisso, che ha perdonato i suoi nemici dalla croce? Ecco, chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti, ecco, a comprendere l'importanza profonda dell'amore del prossimo, a discernere bene le mancanze contro l'amore del prossimo, a riconoscerle, a confessarle e piano piano a correggerle, perché come diceva il buon San Giovanni, se non ami il prossimo che vedi, non puoi dire di amare Dio che non vedi. Ecco, e quindi, anche se è il secondo comandamento, perché il primo, il più grande comandamento è l'amore di Dio, è un po' la cartina di tornasole della nostra vita interiore. Chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti in questo ad essere sempre solleciti, attenti, impegnati e fervorosi. Siamo dotati di Gesù e Maria.